Costringere le persone anziane ad un regime di restrizioni e limitazioni personali durante la fase 2 dell'emergenza coronavirus appare una misura del tutto illegittima. Lo sostengono molti illustri avvocati, già componenti del Consiglio Nazionale Forense, tra cui Lucio Del Paggio, civilista del Foro Teramano e membro del CNF. Imporre il lockdown per le persone over 65 impedirebbe a migliaia di professionisti di tornare ad esercitare. Considerazioni che sono state messe nero su bianco e inviate al Presidente del Consiglio Conte. È una misura che è stata preventivata e di cui si parla e non v'è la certezza della sua adozione. Però noi siamo molto preoccupati perché si tratterebbe di una misura assolutamente illegittima per diversi ordini di motivi. In primis perché non è detto che un soggetto ultra 65enne sia vettore del contagio più di qualsiasi altra persona e quindi questo non sarebbe un motivo valido per porre una limitazione così grave. In secondo luogo, se si dovesse parlare del pericolo di un maggior costo per la sanità per curare soggetti più deboli, cioè quelli di maggiore dell'età più avanzata, e quindi ancora sarebbe ancora peggio perché sarebbe una discriminazione non consentita in un paese civile e democratico. Un terzo aspetto fondamentale è quello del diritto al lavoro, perché il lavoro dell'avvocato è un lavoro particolare che non sempre, anzi, soltanto in casi ridottissimi può essere svolto in smart working, perché nel processo l'avvocato deve essere presente, deve interloquire col giudice, con le controparti, deve svolgere questo suo ministero nella maggiore completezza possibile. E porre delle limitazioni chiudendo gli avvocati dentro casa sarebbe una compressione non solo per la libertà individuale, quindi in violazione di trattati internazionali sui diritti dell'uomo e della stessa Costituzione, ma anche una compressione del diritto al lavoro al quale tutti gli avvocati, come gli altri cittadini, hanno diritto. E c'è un'ultima amara considerazione da fare. La professione dell'avvocato è tra le più longeve, si esercita per tutta la vita senza limitazione di età. E un'ulteriore misura di contenimento andrebbe a danneggiare duramente questa categoria di professionisti, dove gli over 65 rappresentano oltre un terzo degli avvocati italiani.